Madre Terra chiama, animalismo e dintorni. Un programma condotto da Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Madre Terra chiama. Io sono Rosalba. E io Giancarlo. Come sempre parliamo di rapporti con Madre Terra e con tutti i suoi figli. E in questa puntata particolare vogliamo dedicare un po' di spazio proprio a lei, a Madre Terra. La Madre Terra con tutto quello che ci regala, con i doni che ci regala e anche con le proprietà terapeutiche, le proprietà intrinseche con le quali noi possiamo metterci in contatto, perché in fondo, essendo anche noi figli di Madre Terra, abbiamo assimilato i suoi poteri e abbiamo dei poteri anche dentro di noi. Quindi il discorso è molto ampio, ma io direi di partire con il primo brano e sono i Green Day. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I bleeding? Am I bleeding from the storm? Just shine a light into the wreckage so far away, away. 'Cause I'm still breathing. Ci sono tanti argomenti che riguardano il nostro rapporto con Madre Terra e con le nostre
proprietà intrinseche. Noi abbiamo delle risorse peculiari che magari nessuno ci ha abituato a conoscere e a educare. Noi abbiamo anche dei poteri, credo, come anche gli animali hanno dei poteri. E i nostri poteri sono molto legati anche al nostro pianeta, perché siamo figli di questo pianeta. Ad esempio, qui davanti a me ho un libro, me lo fai vedere, ecco, scritto da Giancarlo, che è Radiestesia e psicologia dell'ESP. E questo forse ci può servire anche un po' come guida per andare proprio ad approfondire questo aspetto, queste nostre proprietà intrinseche. Se dici bene, perché la natura, cioè Madre Terra, non ha lasciato i suoi figli senza salvagente, cioè gli ha dato delle possibilità per affrontare la vita, quindi gli ha dato come dici anche tu, dei poteri, cioè quindi gli ha dato il potere dell'intuizione, il potere del ragionamento, il potere cioè di avere strutture in grado di poter sviluppare queste facoltà. E una di queste è proprio, come accennavi tu prima, è proprio la radiestesia. Infatti la radiestesia nasce proprio da un incontro tra l'uomo e la terra. Infatti c'è un'antica leggenda dello sciamanesimo druidico che parla di Arda, un viaggiatore che si era allontanato in esplorazione del suo villaggio e si era trovato in un deserto spoglio di ogni risorsa. E solo che la giornata era lunga e lui praticamente si era trovato sotto il sole cocente ad avere sete, quindi proprio si stava stancando, si stava spegnendo. E a un certo punto però gli è venuto l'intuito che l'acqua era vicina, solo che non riusciva a capire bene dove cercare quest'acqua. A un certo punto, mentre camminava, lui aveva un bastone su cui si appoggiava, prende il bastone e, tenendolo nei palmi delle mani, lo flette come un atto disperato di forza. In quel momento lì, stranamente, il bastone, che era tutto incurvato, si piega verso il basso all'improvviso. E questo fa supporre che sia un'indicazione di Mat, la divinità suprema di allora dello sciamanesimo druidico. E questo Arda dice: "Bah, allora qua sotto ci deve essere l'acqua", e comincia a scavare. Infatti dopo un po' trova la prima terra umida e poi dopo trova l'acqua e si salva e aspetta la notte poi per ritornare al villaggio. Quindi sembra proprio l'origine della rabdomanzia. Sì, infatti la rabdomanzia poi è nata così. La rabdomanzia, diciamo che è la mamma della radiestesia, perché all'inizio veniva usata la bacchetta rabdomantica, che era praticamente poi diventata una forcella con la punta che si incurvava verso il basso, verso l'alto, per indicare un sì o un no, ma che ad esempio nella Bibbia però comunque veniva ancora definita come bastone. Infatti mi pare Osea, che nel libro di Osea, che dice: "Hai consultato il bastone divinatorio che ti indicava una risposta per i tuoi problemi." È forte questa cosa, perché l'antesignano proprio della rabdomanzia, che tra l'altro è una tecnica che si usa ancora adesso, perché i geologi la usano ancora, anche se la si annovera nelle pseudoscienze, con tutto quello che il significato negativo e l'accezione negativa che viene data a questi strumenti, però la usano, la usano tuttora. Sì, diciamo che così come per la tecnica di respirazione, anzi la respirazione, che è una porta sull'inconscio da cui ottenere diverse cose a livello proprio così di sperimentazione dell'interiore, diciamo che la rabdomanzia apre la strada a un funzionamento della psiche dell'individuo in contatto con Madre Terra, e proprio si rivela come Madre Terra gli abbia fatto un grandissimo regalo. Un regalo che equivale, secondo me, addirittura alla scoperta della ruota o dell'arco, perché apre delle possibilità immense.
Tu hai scritto un libro su questo. Sì, sì. Hai approfondito tutto. Sì, radiestesia e psicologia dell'espe. Esatto, che tra l'altro si trova, chi volesse trovarlo, lo trova alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, ma anche in ebook. In ebook, sì. Ecco, quindi hai approfondito moltissimo l'argomento. Sì, l'ho approfondito perché è un argomento interessantissimo. È molto affascinante, perché, sì. Certo, perché come dicevi anche tu, fa parte delle risorse dell'individuo, cioè risorse che ci troviamo in eredità, una specie di bagaglio, un viatico che la natura ci ha dato dalla nascita in poi, e dice: se non puoi fare altrimenti, aggiustati con queste forze che ti metto a disposizione. Ma in effetti, come si usa? Cioè parliamo del pendolino, sì, il famoso pendolino. Famoso pendolino, sì, perché diciamo capostipite di tutta questa storia è stata la radomanzia, come si diceva prima. Però a un certo punto ecco che entra in gioco la cosiddetta radiestesia. Radiestesia che prende il nome di, come dire, di radiazione che viene percepita. E questo avviene proprio grazie all'uso del pendolo. Pendolo che compare nei salotti del Settecento, dove tutti facevano esperimenti, poi anche nell'Ottocento, esperimenti mesmeriani, cose di questo genere. Era anche il momento dello spiritismo, quindi sì, questi, sì, sì. Non c'era ancora quella censura che c'è adesso grazie agli skeptics, no? Che sì, fanno quella esatto. Barriera in cui ci sono le cose serie e le cose poco serie. I catto skeptics, io direi. Ecco. Perché è un problema soprattutto italiano, perché all'estero queste cose o non vengono trattate o ci sono addirittura delle cattedre che ne trattano e ne parlano. Comunque dicevo, anche se poi nei salotti del 800, 900 il pendolo cominciò a mostrarsi in tutta la sua capacità, il pendolo era già usato ad esempio presso gli antichi romani, Ammiano Marcellino ne parla, e quindi è un qualcosa che si è disgiunto un po' dalla pratica della rabdomanzia proprio per un motivo semplice: la comodità dell'utilizzo, in quanto usare una bacchetta rabdomantica ad esempio su una mappa su una mappa geografica era difficile in un salotto usarla, mentre invece un pendolo era molto più facile. Tra l'altro non so se gli ascoltatori hanno questa memoria, ma c'è il discorso che gli anziani dicevano, soprattutto quando c'era qualche argomento particolare che, di cui loro erano venuti a conoscenza, loro dicevano: me l'ha detto il mignolino. È vero. E questo perché praticamente il pendolo, che ha una forma ben precisa e ha un, diciamo, una cordicella, una catenella che va a unirsi a un anello, questo anello veniva inserito nel mignolo, e quindi tenendolo come mignolo si avevano le risposte che uno cercava. Allora andiamo con un po' di musica e poi riprendiamo questo argomento che è veramente affascinante e anche molto ampio. E andiamo con gli Equilibrium.
Ecco, torniamo a noi dopo questa sferzata di energia degli Equilibrium e andiamo sul, addentriamoci nell'argomento del pendolo. Un argomento che devo dire che se mi guardo intorno nella cultura che ci circonda mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo. E no, perché siamo immersi in una cultura in cui si parla sempre di politica, di cosa fanno i politici, di cosa di cose, cioè di quanti sacchi di riso o di quanti pane, trattori, là, quanti insomma, trattori sono prodotti, ma non si parla mai di un qualcosa di culturale che possa darci anche delle informazioni sulle nostre proprietà. E quindi addentriamoci, facciamo le pseudoscienze, anche se non mi piace il termine, ma affrontiamo. Sì, diciamo che parlare di radiestesia significa parlare dell'individuo e in una società massificante non è molto ben accetto questo discorso, per cui è chiaro che questi argomenti vengono tagliati fuori. E poi ci sono appunto i catoskeptics che praticamente vanno a nozze su queste cose qua. Comunque, tornando al nostro argomento, vedendolo come un regalo, un viatico che la natura, che Madre Terra dà al nascituro e che poi il nascituro si porta avanti, poi coltiva o meno da grande. Diciamo che il pendolo non è niente di misterioso, di magico o di demoniaco, come molti aspetti, diciamo, clericali vorrebbero condannarlo in questa visione. Dobbiamo valutare che noi possediamo dei movimenti inconsci, subliminali, che ci fanno fare delle cose che alle volte noi non abbiamo idea. Per esempio, non so, dimentichiamo un numero di telefono di una persona che ci è antipatica, nascondiamo un oggetto che ci è stato regalato da una persona antipatica e via dicendo, cioè cose che quell'oggetto non troveremo mai più, lo nascondiamo molto bene e non è nostra volontà, ma questa azione subliminale, diciamo. Esatto, che ci porta a farlo. Ora, noi quando vediamo, non so, un fiore, abbiamo una reazione. Questa reazione crea degli impulsi nervosi che partono dal cervello e raggiungono, non so, le braccia, raggiungono le gambe e ci fanno fare dei movimenti particolari. Movimenti che sono appunto subliminali, che non sono neanche non si vedono, non sono impercettibili, a parte poi quelli subliminali invece del linguaggio, quelli che a un certo punto si vedono e chi li studia sa, ad esempio, quella persona che ha davanti, i segnali del corpo, la lettura del corpo, sì. Eccetera. Ora, questi invece segnali subliminali che non si vedono sono in grado di muovere impercettibilmente la mano, ad esempio, che tiene il pendolo, per cui gli fa compiere un giro al pendolo destrorso, cioè uguale a quello delle lancette dell'orologio, e nel caso che sia una cosa positiva. Se è negativa, invece, è sinistrorso, cioè contro il movimento. Ma è una codifica, in fondo, anche questa. Sì, no? È una codifica, perché però avviene così. Sì. Per tutti, anche per che so, i mancini, ad esempio? Sì, abbastanza. Per i mancini sembra che ci siano delle eccezioni, però essenzialmente poi non è che l'individuo ha detto quando gira a destra vuol dire che è positivo, quando gira a sinistra è negativo, è perché ha constatato che, ad esempio, su una polarità di una calamita che è di tipo che è il sud, quindi è negativo, e la rotazione sarà sinistrorsa. Se va sul polo nord della calamita, la calamita lo segnalerà come positivo e quindi girerà a destra. Mi facevi venire in mente una cosa: quando siamo stati in Australia, quindi eravamo nell'altro emisfero, c'era l'acqua che girava al contrario. Non puoi dirlo perché gli skeptics dicono. No, io lo dico invece. Non puoi dirlo perché gli skeptics, in virtù del fatto che gli danno tutti retta, ti direbbero che sei... Però l'abbiamo constatato. Ma certo, è ovvio, come la luna che era rovesciata.
però queste cose qua, ecco, questa è anche una delle smene, infatti viene passato come un fake quella dell'acqua che gira al contrario. Davvero, sì. Non lo sapevo, io l'avevo riscontrato. Ma certo, visto anch'io, hanno visto anche altri che erano con noi. Comunque, per tornare al pendolino, diciamo che questi due movimenti semplici, destrosso e sinistrosso, creano tutta una categoria di valutazioni. E questa cosa può servire ad esempio per una diagnostica, perché se la persona è presente, il pendolo lasciato in oscillazione, diciamo lineare, verso il proprio corpo del radiestesista, lo si fa sulla parte del corpo del paziente, del volontario che si presta, mm-hmm. Per carità, non si tratta di fare i medici, a un certo punto il pendolo segnalerà se c'è un'anomalia, cioè quindi se c'è l'organo che non funziona bene, che non ha digerito bene, allora ecco che il pendolo girerà verso sinistra. Ma la cosa più importante è che a un certo punto si può andare nel campo di quella che viene definita la teleradiestesia, ovvero che le diagnosi possono essere fatte a distanza, ovvero ci sono dei quadranti apposta che si aprono a ventaglio con varie possibilità, il pendolo viene lanciato in rotazione ponendosi una domanda ben precisa, chiedendo qual è la parte del disturbo che può avere il volontario, e il pendolo a un certo punto smetterà di ruotare e prenderà una linearità oscillante che si porrà proprio sulla parte indicata nel settore del ventaglio. Però c'è da dire ancora un'altra cosa che è affascinante, che la teleradiestesia può essere portata alla prospezione dei territori senza dover andare sul posto con la bacchetta radiomantica. Si possono scoprire dei siti archeologici, non solo, ma esperimenti fatti, ad esempio, ecco, questo l'ho tentato io e posso dirlo, quando c'è stato l'allunaggio di Apollo 11 sulla Luna, per 2 o 3 giorni non si sapeva dove era finito l'Apollo. Beh, col pendolo e prendendo come testimone le foto degli astronauti, quelli che erano scesi, non quello che era in orbita, è indicato perfettamente il punto della mappa da dove era sceso il LEM. E infatti poi, dopo 2 o 3 giorni, mi ricordo, la NASA ha dato la conferma e era proprio lì. Non è così sensazionale, ma nel mio piccolo anch'io ho scoperto dei siti archeologici, dei menhir, dei dolmen, che proprio erano inaccessibili ed era impossibile, non c'erano riferimenti in assoluto. Io e Luca, che di solito andiamo a fare queste spedizioni, abbiamo scoperto dei siti proprio attraverso il pendolo, con una mappa. Infatti abbiamo preso una mappa e ci siamo arrivati così. Ma la cosa più semplice da farsi. Allora, andiamo con un brano e abbiamo il Lab Graal, il mio gruppo, con Witch Dance. Every time the tumor shine, I reunite in a silk around. I hate to see no shine, present now and then. Every time the tumor shine, I reunite in a silk. They may ask whatever for the main humanity. Oh,
Torniamo al nostro discorso molto affascinante sulla radiestesia, che rivela però anche dei nostri poteri, perché non abbiamo affrontato l'interazione che c'è tra il pendolo e noi e il nostro inconscio. Quello che voglio dire è: il nostro inconscio ha un sacco di risposte, solo che c'è una censura che ci impedisce di arrivarci. È così? Sì, dovrebbe essere così, in effetti. Ma si può affrontare questo tema valutando uno strano fenomeno. Cioè, se il radiestesista tiene il pendolo in mano, agisce e dà delle risposte. Se ci sono altre due persone che appoggiano delicatamente la loro mano sulla mano del radiestesista, il pendolo arriva ad avere delle a mostrare delle risposte molto più selettive. Cioè, ovvero, questo cosa vuol dire? Vuol dire che si instaura, secondo l'antico sciamanesimo druidico, una sorta di profondo, allora lo chiamavano Hanurat, profondo, oggi lo chiamano l'inconscio, che praticamente si crea una specie di inconscio collettivo. Questo inconscio collettivo è in grado di agire con più forza. Ecco, su questo principio si è arrivati a costituire delle catene di persone che agiscono in questo senso qua, che può capitare ad esempio nella meditazione, dove poi, perché vedi che la radiestesia si apre poi a tante altre cose, ad esempio queste catene, chiamiamole catene, di persone in cerchio, anche se non si toccano ma sono diciamo vicine, creano una corrente invisibile, virtuale, che però potenzia la catena stessa. Ad esempio si vede nella meditazione come succede che a un certo punto si può agire sul tempo. Beh, io qui ho tempo meteorologico. Io ho un'esperienza in merito, perché come sai SOS Gaia si occupa di animalismo, si occupa di caccia, si occupa di ambiente, la mia associazione. Ci sono stati questi incendi che hanno devastato in una maniera devastante veramente la Valle di Susa e molte zone del Piemonte. E allora abbiamo così tentato di fare una meditazione planetaria, coinvolgendo anche tutti i nostri collegamenti che avevamo sul pianeta, una meditazione per chiedere un appello a Madre Terra, per chiederle di fare smettere il vento, di far in modo che cessasse quel disastro che stava creando una strage negli animali. Beh, dal giorno dopo è successo qualcosa, sarà un caso, io dico sempre che è un caso, ma è successo che il vento è calato, addirittura si è messo a piovere e il problema è cessato. Io non direi tanto che è stato un caso, perché se è un caso ci sono tantissimi casi di questo genere, tanti, troppi, e portano sempre a una finalità che è stata auspicata, per cui per esempio quando ad esempio si agisce sul tempo meteorologico non si può dire che il tempo sia stato plagiato dall'azione di quelli che stavano facendo meditazione. Diciamo. Non è suggestione, perché la pioggia smette. E ogni volta così si è visto ad esempio d'inverno come le nuvole si aprono sopra il cerchio dei meditanti e cose di questo genere. Però tutto questo cosa comporta? Comporta che viene fatta la scoperta di un inconscio collettivo che è in grado di agire con più forza e con più potenza di quello che può essere il radiestesista, anche perché il radiestesista non è che abbia sempre bisogno del pendolo, perché a un certo punto può agire solo con gli impulsi del palmo della sua mano e su questa codifica può arrivare ad esempio a determinare un sì, un no, oppure un positivo e un negativo, come se fosse il pendolo che si mette a rotolare. Quindi andando a pescare nel proprio inconscio. Certo, perché è un problema di profondo, di Anurat, e quindi di conscio. È lì che nasce, anche perché poi c'è da dire questo: se è vero che esiste questo fenomeno dell'entanglement, che unisce praticamente l'individuo a tutto il cosmo, cioè perlomeno a tutto l'universo, non andando oltre, ma l'universo. Ci basta già l'universo. E questo vuol dire che praticamente la lettura è a tutto campo,
Per cui puoi vedere le cose del passato, ma puoi vedere anche le cose del futuro. Infatti il pendolo, ad esempio nell'antichità, era proprio usato per questo scopo. Gli antichi romani lo usavano proprio per poter vaticinare il futuro, il loro futuro. Sì, quindi il pendolo può essere usato in tantissimi modi, dalla divinazione all'effetto collettivo, anche collettivamente si può usare? Sì, te l'ho detto prima, cioè ponendo le mani sul pendolo, sì. Però la cosa importante è sempre arrivare al profondo, all'inconscio. E questo porta ad altri esperimenti, ad altre cose. Ad esempio ci può essere chi comanda, tra virgolette, la catena, chi guida la catena, che è più esperto degli altri, può ottenere ad esempio delle risposte da questo, diciamo, cerchio cibernetico, da questo inconscio cibernetico che si è creato, per cui può ad esempio, può ottenere delle risposte che magari un operatore da solo avrebbe difficoltà a ottenere. Sì, e poi c'è anche quell'esperimento di cui mi accennavi fuori onda, che è la telepatia, no? Il fatto di poter comunicare con un'altra persona a distanza attraverso il pendolo. Sì, sì, si può. Anche in questo, ad esempio, si possono usare le carte zenere, tanto per cominciare. Dall'altra parte viene memorizzato un disegno delle cinque carte Zener, e dall'altra parte il ricevente col pendolo lo lascia scorrere su le cinque immagini e vedere su quale il pendolo si sofferma, smette l'oscillazione e diventa una rotazione destrorsa. Ma tutto questo mi fa davvero venire in mente quante cose ci vengono negate, perché adesso abbiamo parlato del pendolo, ma magari una volta mi piacerebbe anche parlare delle gemme, e anche lì il potere delle gemme, delle pietre, sono intimamente legate a Madre Terra. Ah sì, a maggior ragione, certo. Infatti, tutti argomenti di cui non si parla, non si trattano, non si approfondiscono, però rivelano una conoscenza immensa, una conoscenza della natura di tipo immenso. Come se noi invece in questo momento storico fossimo talmente slegati dalla natura che ci priviamo anche di tutte queste materie che sono intimamente legate a lei. Eh sì, purtroppo questo è dovuto proprio a un'influenza culturale che viene imposta e, come dicevo prima, tende a evitare l'individualità delle persone e portarle su una massificazione. Per cui ci sono equip di ricerca. Però guai il ricercatore solitario, che magari può avere delle intuizioni, ma questo viene subito scartato, molte volte perlomeno viene scartato o ridicolizzato. Mentre invece, molta tecnologia di cui oggi il mondo maggioritario gode, dal telefono a tante altre cose, è dovuto proprio solo a dei ricercatori del Novecento che si sono messi a lavorare in proprio fuori dall'equipe. Ad esempio, abbiamo Tesla. Tesla è quello che, se noi oggi possiamo usare questo metodo della radio, possiamo avere la luce nelle nostre case senza problemi, lo dobbiamo a Tesla, perché è Tesla che ha impostato il discorso della corrente alternata, ma ridicolizzato a suo tempo dagli scettici, certo, del momento, che erano ancora legati alla pila di volta, per cui volevano la corrente elettrica che fosse di tipo lineare e non alternato, per cui dicevano che era impossibile. Però per fare una cosa di questo genere, portare l'energia elettrica a distanza dai generatori, dalle zone generatrici, diventava una cosa impossibile, improbabile, mentre invece col metodo della corrente alternata, oggi come oggi, si possono portare cavi che vanno a portare energia elettrica dalle centrali atomiche o dalle centrali a carbone, dappertutto, insomma. Ma questo succede un po' in tutti i campi, perché mentre parlavi mi veniva in mente una scoperta eccezionale fatta da un archeologo indipendente, bistrattato dagli enti ufficiali, che è il tumulus di Briaglia, che noi abbiamo visto vicino a Cuneo. Un tumulus eccezionale della portata di Newgrange in Irlanda, però i beni archeologici hanno dichiarato che non era di loro interesse questa scoperta, e quindi hanno
lasciato cadere la cosa. E adesso ci sono solo dei ricercatori indipendenti come Fabrizio Milla che stanno portando alla luce un patrimonio, secondo me, eccezionale, una scoperta veramente eccezionale. Beh, certo, vedere ad esempio che al solstizio d'inverno un raggio di sole entra pian piano all'interno di una lunga galleria e raggiunge una pietra dove si sofferma, esatto, e la illumina, diciamo che è un fenomeno che a New Grange, ad esempio, si può osservare, ma in Italia non credo che ci sia. Eppure succede proprio così. Sì, sì, ma succede questo, infatti. Certo. Però questo appunto perché c'è una cultura che... Beh, c'è da dire anche che c'è una cultura, diciamo, cristiana che non vede di buon occhio quello che definisce come paganesimo, e quindi tutti i monumenti del paganesimo, certo, non vanno tenuti in conto. Parleremo poi anche di questo in un'altra puntata, ma ne abbiamo avuto anche noi un esempio quando ci siamo messi alla ricerca dell'antica città di Rama, sulle tracce di una leggenda che poi si è rivelata vera, storicamente vera, abbiamo fatto delle scoperte eccezionali, ma... Magari ne parleremo poi ancora. Volta. Andiamo con un brano e abbiamo di nuovo il Lab Graal con Kill Kelly. Island, 1860, my dear and loving son John. Your good friend, the schoolmaster, Pat McNamara, so good as to write this verse down. Your brothers have all got to find work in England, the house is so empty and sad. The crop of potatoes is surely infected, and her to a half of them bad. Sister Brigid and Patrick O'Donnell are going to be married in June. Your mother say not to work on the railroad and be sure to come on soon. Kilkelly Island, 1870, dear and loving son John. Hello to your missus and to your four children. May they grow healthy and strong. Michael has got in a wee bit of trouble. I guess that he never will learn. Because of the dumbness, there's no dirt to speak of. And now we have nothing to burn. And Brigid is happy, you name it, a child for her. Now she's got six of her own. You say you found her, but you don't say what kind or when you'll be coming home. Kilkelly Island, 1880, dear Michael and John, my son. I'm sorry to give you the first sad news that your dear old mother is gone. Kilkelly Island, 1890, my dear and loving son John. I guess that I must be close on the 80, it's 30 years since you are gone. Because of all of the money you send me, I'm still living. Built himself a fine house, and his daughters have grown. Thank you for
to see you again. Eccoci di nuovo a noi e un po' di notizie. SOS Gaia, la mia associazione animalista e antispecista, sta portando avanti tutta una serie di battaglie. Una è quella dello zoo, di cui abbiamo già parlato ampiamente, ma lo ripeto. Dopo 30 anni dalla chiusura del vecchio zoo c'è il rischio che riapra lo zoo nello stesso posto dove sorgeva l'altra volta 30 anni fa, quindi in Parco Michelotti. Un progetto assurdo, uno sfregio per la città di Torino, per gli animali che si troverebbero di nuovo a essere rinchiusi, quindi sofferenti, perché gli animali rinchiusi non stanno bene, è inutile che mi si dica è un bioparco, non ci sono le sbarre. In realtà non vivono secondo la loro natura, non vivono nel loro habitat e quindi inevitabilmente sono animali sofferenti, sono esseri senzienti sofferenti. E quindi noi lottiamo contro questa possibilità, contro questo progetto, insieme a tutta una serie di sigle animaliste e ambientaliste nazionali. Abbiamo fatto una grande manifestazione il 27 maggio a cui hanno partecipato qualcosa come 3.000 persone. Abbiamo fatto un presidio ultimamente davanti alla Gran Madre. Facciamo ogni sabato dei gazebo e dei tavoli informativi con raccolta firme e in poco tempo siamo già oltre le 7.000 firme cartacee e quindi questo vuol dire raccolte proprio in Torino, non online, perché online è tutto sommato abbastanza più semplice raggiungere dei numeri così, ma 7.000 firme in Torino in pochissimi mesi è un grandissimo risultato. Poi c'è proprio la fila delle persone che vengono a firmare. E quindi chi vuole unirsi a noi in questa battaglia può venire ad aiutarci ad aprire altri tavoli. Infatti SOS Gaia sta cercando volontari per aprire nuovi punti informativi in Torino e può telefonare allo 011 530 846 o scrivere a info@sos-gaia.org. Sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org, si trova anche la nuova rivista SOS Gaia News, che potete richiedere gratuitamente. Ecco, l'altra battaglia che stiamo mandando avanti è la caccia. Ce ne sono sempre tante battaglie da mandare avanti, ma in questo periodo, come dicevo prima, ci sono stati degli incendi che hanno devastato la fauna, già così tanto devastata, ma l'hanno devastata veramente dando un colpo finale. E abbiamo chiesto, le associazioni hanno chiesto che fosse sospesa la caccia nei territori interessati dagli incendi. Sembrava che ci avessero ascoltato, che la giunta regionale ci avesse ascoltato e avesse sospeso la caccia fino al 30 novembre, tranne che proprio perché gli incendi sono cessati, la caccia è stata riaperta. E quindi a noi non va bene questo, non sta per niente bene, perché c'era un patto preciso, era pochissimo, perché noi non vogliamo la caccia senza se e senza ma. E quindi queste associazioni, questo gruppo di associazioni di cui fa parte SOS Gaia, che sono EMPA, LAC, LAV, LEAL, Legambiente, OIPA, Pronatura, quindi anche SOS Gaia fa parte di questo comitato, avevamo protestato e avevamo chiesto e continuiamo a protestare perché la caccia venga chiusa in tutto il territorio del Piemonte fino alla fine del calendario venatorio. Questo sarà una battaglia molto dura perché purtroppo i cacciatori sono pochi, sono veramente una esigua minoranza, ma è incredibile il potere che hanno sui politici, perché riescono a ottenere delle cose che sono fuori dal mondo, a mio modesto avviso. Volevo ancora dare qualche notizia che è legata al discorso di prima che facevamo sullo sciamanesimo, sui nostri poteri interiori. La Chemovad è una meditazione in movimento che consente in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo di raggiungere un benessere psicofisico molto immediato e con ovviamente anche delle prospettive spirituali, e ci arriva direttamente dai nostri territori perché fa parte
di quello sciamanesimo druidico, di quella cultura sciamanica che era specifica dei nostri territori e che per fortuna è ben viva e vitale. E ci sono tutta una serie di palestre che, presso cui si può sperimentare la Chemovad gratuitamente. Brevemente ne cito alcune: la palestra della scuola media di Fiano Torinese in via Castello 7 al sabato dalle 18 alle 19, la palestra del liceo artistico Passoni di Torino in via della Cittadella 3 al venerdì dalle 18.30 alle 19.30, all'Uni 3 Torino Metropolis presso l'istituto Sommelier di Corso del Duca degli Abruzzi 20 il martedì dalle 16.30 alle 17.30, e poi c'è Asti, palestra De Amicis il venerdì alle 20, Rivoli, palestra Perone il venerdì dalle 21 alle 22. Tutte queste informazioni le trovate sul sito chemovad.org oppure allo 011 530 846. Diciamo ancora che è uscito il nuovo numero della rivista online Shan Newspaper con tutte queste notizie che vi diamo, con tutti questi argomenti, ma anche molti molti altri, al sito www.shan-newspaper.com. Ecco, io ho fatto il mio dovere, ho raccontato tutte queste belle cose, adesso però abbiamo ancora una manciata di minuti e approfondiamo ancora un pochino il discorso di cos'è che non abbiamo trattato sulla radiestesia. Ce ne sono molti argomenti, credo. Diciamo che gli argomenti relativi alla radiestesia sono tanti. Sono, non so, ad esempio, la ricerca di persone smarrite, di oggetti smarriti, di, non so, di tesori. Se magari su tesoro qualche del isola, Titanic. Sì, su qualche isola dei Caraibi, ad esempio, magari sepolti il nella sottomarino. Sabbia. O il sottomarino. È giusto, è vero, è vero. Non ci ho pensato, ma diciamo che vorrei ancora aggiungere qualcosa sul piano dell'animalismo. Sì. È una cosa abbastanza tragica. Adesso l'Inghilterra della Brexit, sì, che è fatta in questo momento da conservatori, ma conservatori proprio di più beceri penso che non ce ne possano essere, hanno decretato che praticamente gli animali non sono senzienti e si stanno sganciando sempre di più dall'ottica dell'Unione Europea, che diceva invece che gli animali sono senzienti. Esiste il Trattato di Lisbona, ha decretato che gli animali sono esseri senzienti e come tali hanno dei diritti. E invece, sì, quello che hai citato, sì, è allucinante. La Brexit sarà la tomba, penso e spero, dell'Inghilterra. E sarà anche però la tomba purtroppo di molti animali che saranno sacrificati. Anche perché nell'articolo comparso sull'Independent dicevano chiaramente che gli animali non sono esseri senzienti, non sono in grado di provare emozioni e neanche di dolore, non sono in grado di provare il dolore. Ma pazzesco, stiamo scherzando. Pazzesco. Sono dei terribile, barbari, terribile. Sono proprio degli isolani barbari che io spero proprio che affondino con la loro isola. Questo mi, cioè, no, affondino, tanto per, affondino moralmente, no, chiaro, perché insomma ci sono anche persone brave, cioè, sì, penso che ci sono dei movimenti. Abbiamo conosciuto, certo, molte persone, certo, però diciamo questi conservatori non sono proprio al meglio. Ma no, per niente. E questa è una cosa che è un esempio orribile, questo che sta facendo scalpore, perché è inammissibile una cosa del genere. È pazzesca, ma loro penso che, soprattutto la parte, perché loro hanno ancora la nobiltà e quindi loro ad esempio sono legati al fatto che c'è la caccia alla volpe, e certo, quindi non possono dare tanta dignità agli animali, perché sennò perdono il gusto di poter andare a cacciare, e tra di loro c'è molto molto forte la caccia. Sì, tra l'altro, secondo Ike, andiamo nella fantascienza, tanto ne abbiamo già dette tante cose strane stasera. Secondo Ike, la nobiltà inglese sono dei rettiliani. E quindi tutto detto, magari è vero, magari ha ragione. È vero, sì, poi, Perché il sangue blu, tra l'altro? Perché si dice il sangue blu? Te lo sei mai chiesto? Perché potrebbe essere sangue arterioso? No. Non lo so. Non lo so neanche io. Perché blu? Magari i sauri o i rettiliani ce l'hanno blu.
l'aveva. No, però quella cosa lì, quella cosa che hai citato è una tragedia, è terribile. Diciamo che l'Inghilterra in questa prospettiva piomba nel più oscuro medioevo, dominata da interessi neanche di tipo ideologico, ma di interessi proprio solo di, diciamo, di pancia, gente che ama il sangue, vuol vivere il sangue e cose di questo genere. Sì, comunque anche noi stiamo bene, non a questi livelli, però il fatto che la caccia sia... che 9 persone su 10 non vogliono la caccia, 9 italiani su 10 non vogliono la caccia, eppure la caccia continua a esserci. Ma ci, ci sono degli esempi di tipi di caccia che sono allucinanti. Però ci sarà fin tanto che, visto che l'età media è dai 60, 70 anni, 90 in su, diciamo che si estinguerà quanto prima. Anche se i cacciatori ben consci che stanno invecchiando come generazione cercano di invogliare i figli, i nipoti, addirittura mettono in piedi delle dimostrazioni nelle scuole, che però vanno deserte queste dimostrazioni nelle scuole, però il plagio che possono attuare verso figli o verso nipoti o cose di questo genere è terribile. Comunque il mio motto ormai è quello: noi non ci fermeremo e non potranno ignorarci ancora per molto, anche già adesso cominciano a non ignorarci più tanto. Si spera. Va bene, allora credo che il nostro tempo sia concluso, andiamo con l'ultimo brano, che sono i bretoni Arie Iawank. Vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle 17, con Madre Terra Chiama. Vi salutano Rosalba e Giancarlo. Ciao a tutti. Ciao.